Ben ritrovati con il nostro Polis TG speciale in questa puntata. Siamo sempre in compagnia del notaio Massimo D'Ambrosio per parlare di procure. Caro notaio, ben trovato. Innanzitutto volevo chiederle per i nostri telespettatori quali sono le differenze tra le procure speciali e quelle generali? La procura è un atto unilaterale con il quale un soggetto, mandante e rappresentato, conferisce a un altro soggetto, chiamato rappresentante o procuratore, il potere di agire in suo nome e suo conto di fronte a terzi nel compimento di uno o più atti i cui effetti saranno direttamente imputati al rappresentato stesso. La procura è quindi un documento notarile con il quale un soggetto autorizza un altro soggetto a firmare al posto suo anche per atti importantissimi di straordinaria amministrazione, come nell'esempio sopra citato, quello di vendere tutti i propri beni. La procura è un documento delicatissimo perché incombe sul notaio l'obbligo di verificare gli aspetti soggettivi del mandante. E quindi non solo la legittimità, ma anche la capacità di intendere e di volere. E non avete idea quante volte i parenti cercano di far firmare delle procure a vendere ad anziani nonni che magari credono sia tutt'altra cosa, ma che con quella firma si spogliano di fatto irreversibilmente di ogni loro proprietà. È un atto davvero pericolosissimo e rischiosissimo per il notaio. Perché il notaio certamente non è un medico, non sa valutare effettivamente fino a che punto la persona è in salute ed è in grado di intendere e di volere. Certo, io mi cautelo facendo al rappresentato molte domande, specie di carattere economico, per rendermi conto delle sue capacità di valutazione, ma il rischio è sempre dietro l'angolo, perché poi, magari, a distanza di 10 anni, qualcuno impugna la procura ottenendo un certificato medico redatto 10 anni dopo che dice che 10 anni prima, cioè in quel momento del rilascio della procura, il soggetto non era in grado di intendere e di volere. Ma è un rischio anche per il rappresentato, non solo per il notaio, perché pur essendo ammesse limitazioni e cautele all'interno della procura per delimitare i poteri del rappresentante, queste cautele possono essere sempre furbescamente dribblate, sicché io ritengo che la concessione della procura sia sempre e in ogni caso un atto di estrema fiducia da parte del rappresentato nei confronti del procuratore. Dunque, per capire, notaio, quali procure ci sono e quali cautele bisogna adottare o bisognerebbe adottare? La distinzione principale è quella tra procura generale e procura speciale. Sono diverse nel contenuto e nella tassazione. La procura speciale è il mandato a compiere un singolo atto, uno solo, a nome del rappresentato. Di conseguenza, la procura speciale viene rilasciata nell'originale, un originale, non viene tenuta raccolto dal notaio che lo ha rogata e nel momento in cui viene utilizzata, il rappresentante ha il dovere di depositare l'originale della procura laddove egli compie l'atto a cui era autorizzato. Ad esempio, se la procura è una procura a vendere un bene immobile, deve consegnarla al notaio che stipulerà l'atto, che la allegherà in originale sempre all'atto notarile di vendita dell'immobile del rappresentato. La procura generale è invece la procura che permette al rappresentante di compiere una serie infinita di atti a nome del rappresentato. Ecco perché la procura generale è un atto notarile soggetto a imposte di registro e a tutte le altre imposte e che dovrà essere conservato dal notaio, posto a raccolta e rilasciato solo in copia, anche in molte copie. Tutte le volte che il rappresentante ne avrà bisogno, potrà chiedere una, 10, 100 copie autentiche al notaio.
Poi la dottrina ha elaborato anche la tesi della procura specifica, che però non è nient'altro che una procura generale, però specificamente concessa per una determinata serie di atti, molti atti, ma solo quelli cioè di un certo tipo. La disciplina della procura specifica è sempre quella della procura generale. Abbiamo poi la procura istitoria, che è quella con la quale si concede al rappresentante il potere di compiere gli atti di gestione della propria azienda o impresa. Ma un punto va ben chiarito. È frequente l'ipotesi che la parte chieda al notaio di inserire nel testo di una procura speciale non il compimento di una sola attività, ma di più attività. Si può fare, ma si tratta però di una pia illusione, con la quale molti credono di dribblare ed evitare la pesante tassazione della Procura Generale. La legge ammette che nella Procura Speciale siano elencati più atti, ma questi atti sono da considerarsi in alternativa, nel senso che il procuratore può compierne solo uno di questi e nel momento in cui lo compie deve pur sempre consegnare l'originale della Procura, come dicevo prima, laddove viene utilizzata, e gli altri atti poi non li potrà più compiere, poiché l'originale è già stato utilizzato. Ecco, notaio, tutto chiaro come sempre perché riesce a parlare ai nostri telespettatori in maniera molto chiara utilizzando anche una terminologia di facile comprensione. Ma come si può fare? Questa è la domanda che le voglio rivolgere in conclusione. Se il mandante si pente di aver dato in qualche modo questa procura, si può tornare indietro? Si tratta di un'ipotesi frequente, perché può venir meno la fiducia, o semplicemente perché possono cambiare le strategie del rappresentato, che può decidere di non compiere più quell'atto, sia pur per interposta persona, oppure affidarne l'esecuzione a qualcun altro. In tal caso si procede con la revoca. La revoca viene eseguita con un atto notarile dello stesso tipo di quello utilizzato per la concessione della procura. Quindi, se è una procura speciale, non c'è bisogno che sia sottoposta a registrazione e raccolta. Mentre per la procura generale sarà necessario pagarci le tasse. Nel caso di procura generale, una copia della revoca deve essere notificata al rappresentato, che è così ammonito della circostanza che non può più utilizzare eventuali copie già in suo possesso. E un'altra deve essere notificata al notaio che ha rogato la procura generale, il quale annoterà a margine del suo originale di procura generale il ricevimento della revoca, sicché da quel momento il notaio non potrà più rilasciare copie a nessuno. Certo, se il procuratore è in possesso di copie della Procura Generale o dell'originale della Procura Speciale, nonostante la notifica, può sempre farne uso, ingannando la controparte, ma in quel caso scatta non solo una responsabilità penale per il soggetto che indebitamente adopera le copie, nonostante la Procura o l'originale di Procura revocata, ma principalmente l'atto che viene compiuto in violazione della revoca è semplicemente invalido e non produce effetti nei confronti del mandante. E ringraziamo il notaio Massimo D'Ambrosio per essere stato con noi. Si chiude qui questa puntata di Polis TG Speciale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.